Ok ragazzi, love of the game. Una cosa da non fare mai, i pronostici. Li sbagli sempre e comunque. Ma in questo momento è difficile non pensare che il nome della squadra campione NBA 2009 esca da questi tre: Cleveland, Boston e Lakers. Partiamo dai Cavs. Perché possono vincere? Beh, direi che può bastare e avanzare un nome e un cognome: LeBron James. Federico, perché possono non vincere? Beh, in effetti basta guardarlo, ma basta anche guardarla, la mano, la sua, quella di LeBron James, dove c'è scritto: tu al volgere del decimo anno del terzo millennio rivolgerai la prua verso una città turrita, luminosa, sì, e con un parco in mezzo. Alla prima partita che va male, tutta l'America glielo farà notare. Difficile. Boston, allora, potrebbe essere campione della Eastern Conference e ricampione NBA. I Big Three, la serenità di aver già vinto e un sistema assolutamente collaudato. Eh sì, perché la difesa è un'amica che tendono a chiamare quando hanno bisogno. Se devo trovargli un difetto, l'anno scorso hanno vinto tante volte col quintetto leggero. Garnett a 5, Posey da 4. Ma adesso non solo non c'è Posey, non ce n'è uno come Posey. E allora, I love LA, gli LA Lakers, Phil Jackson, Kobe Bryant, tutti e due hanno bisogno di ritornare dove sono già stati. E siccome sanno come si fa, questo è l'anno buono. Sì, ma Phil Jackson ci direbbe che lo yin e lo yang di questa squadra non funzionano. E la vecchia amica che chiamano i Boston Celtics quando hanno bisogno, la difesa, quando la chiamano loro, trovano occupato. Allora, Cleveland, Boston o Lakers? Attenzione, perché ci sono anche le altre. E per fortuna, ad R&B, c'è Love of the Game.